Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News TV. Inizia oggi il programma Quattro Chiacchiere con ospite di questa prima puntata il sindaco di Castellamonte, Pasquale Mazza. Benvenuto. Grazie, grazie per avermi invitato. Inizierei subito a parlare con un argomento che è un argomento focale di questi giorni, quindi il fatto che il consigliere Andrea Ertola e l'assessore Maria Luisa Villillo abbiano lasciato l'incarico e le deleghe e proseguino soltanto come consiglieri comunali. Volevamo fare un faccia a faccia qui oggi veramente anche con loro, però malgrado la nostra disponibilità per qualsiasi orario o giorno, a quanto pare non siamo riusciti a collimare con il lavoro del consigliere Villirillo e quindi ne parliamo con lei. So che l'amministrazione comunale comunque ha già mandato un comunicato che abbiamo pubblicato, tutti i media hanno pubblicato, però vorrei sentire da lei la posizione dell'amministrazione in merito. Assolutamente, come ho detto prima, intanto grazie per avermi invitato. Ma sicuramente il fatto di rigettare il confronto non è un buon segno, ecco, non è un buon segno per parte mia e per parte di tutta l'amministrazione, di tutta la maggioranza. Sicuramente non ci sono problemi al confronto e quando si vuole noi siamo assolutamente disponibili a farlo. Ma per quanto riguarda invece la vicenda in sé, noi non cerchiamo rivincite, diciamo così, personali, semplicemente riteniamo che gli obiettivi non abbiano coinciso. Questa amministrazione, l'ho detto sempre, sarà sempre così, io non mi farò condizionare da nessuno, in nessuna maniera. Noi lavoreremo esclusivamente per il bene della città. A noi non interessano gli arrivismi personali. Quindi, se questi obiettivi sono diametralmente opposti del resto, perché l'arrivismo personale non coincide con il bene della città, ovviamente possono crearsi delle frizioni. Io posso dare dei dati. Un assessorato importante al commercio, avete sentito, i commercianti si sono arrabbiati in questi giorni a Castellamonte, quindi non è una cosa della maggioranza, dell'amministrazione rispetto a un assessore o un consigliere. I commercianti si sono arrabbiati, i commercianti non sono i consiglieri comunali, quindi ci sono delle carenze, ci sono state delle carenze. Vi do dei numeri. 29 giunte in 11 mesi, 29 giunte, 16 assenze, e non le ultime, perché le ultime possono avere la giustificazione, non siamo stati coinvolti, quindi non ci vengo più. E no, le prime. E poi i bilanci, i capitoli di bilancio, il capitolo sui giovani, il capitolo sul commercio, non toccati. Progetti presentati da parte dei due fuoriusciti? Nessuno. Quindi stiamo parlando davvero di aria fritta. Io ripeto, intanto sono convinto che i cittadini sanno distinguere bene le persone e sanno distinguere bene gli atteggiamenti. Per questo io penso che noi continueremo a lavorare tranquillamente per riorganizzare la città che abbiamo ereditato in una maniera abbastanza disastrosa. Sì, sa già a chi verranno attribuite le nuove deleghe, cioè le deleghe comunque lasciate dai due consiglieri? Ma no, in realtà no, saranno ridistribuite e sarà nominato Certo. un nuovo assessore donna, sicuramente. Nuovo assessore donna, quindi ovviamente per le quote rosa è l'unico che rimane al consigliere Assolutamente Faletto. sì, assolutamente sì. Per le deleghe in sé non ci siamo ancora parlati, ma perché abbiamo fatto altro, ecco, non abbiamo riunito più il gruppo consiliare, lo riuniremo la prossima settimana, perché questa era già praticamente impegnata. Domani sera andiamo a Campo Canavese per i consigli di frazione, mercoledì ci sarà il consiglio comunale aperto per quanto riguarda la discarica. Giovedì andremo a Muriaglio per quanto riguarda sempre i consigli di frazione, venerdì ci sarà il consiglio comunale per la variazione di bilancio, per l'ultima variazione di bilancio. Quindi questa settimana non siamo riusciti a vederci, non siamo riusciti
ci parliamo per messaggi, ci parliamo per telefono, però Certo. non siamo riusciti ancora a riunirci, ecco. Un lettore ha commentato il comunicato e ha chiesto quali sono gli obiettivi che si pone Assolutamente. Sì, l'amministrazione. bene, bene, bene. Ma intanto cominciamo a dire che noi avevamo posto come macro obiettivi due cose. Uno, risvegliare la città dal torpore nel quale era calata, l'altro era cercare di fare, di mantenere meglio la città. Sul primo obiettivo io voglio dire solo questo, noi abbiamo portato a casa nel nostro piccolo circa 1 milione di euro in questo anno e qualcosa di amministrazione. È poco o è tanto? Non lo so, però l'abbiamo portato a casa. 750 mila di questo milione di debiti, di questo milione di euro sono stati stanziati per il Museo della Ceramica. Il tetto 200 mila. E il resto per 550 mila euro. Adesso faremo con la regione un accordo di programma e poi faremo il progetto e cominceranno i lavori. Uno mi dice: va bene, però le buche nelle strade restano, le cose visibili non sono ancora state toccate. Teniamo conto di una cosa, che noi partecipiamo ai bandi che escono, quindi chiaramente cosa significa? Che se io riesco a tamponare il patrimonio comunale con dei bandi esterni, ho sicuramente delle risorse per fare altro. Questo lo dico per il Museo della Ceramica, che poi servirà anche da traino allo sviluppo turistico, che servirà da traino al commercio stesso, perché teoricamente dovrà portare più gente. Questa cosa è comunque messa all'interno di un progetto, deve essere messa all'interno di un progetto di territorio, perché i nostri comuni, presi singolarmente, non riescono a creare una proposta, che sia significativa. A mio avviso, il Canavese dovrà dovrà fare gruppo proprio, e su questo ci sono delle iniziative in essere che sono molto interessanti e noi assolutamente collaboreremo ad esse. Mi vengono in mente le tre terre canavesane con le quali lavoriamo, ed altre iniziative di questo genere. Io sono dell'idea che molto si possa fare dal punto di vista della collaborazione. Dal punto di vista invece, l'altro punto, l'altro macro punto sono le manutenzioni. Nelle manutenzioni, intanto, ma le cose più elementari, due cantonieri, 80 km di strade, 5 cimiteri, 5 scuole. Capite che non funziona. I mezzi che hanno i cantonieri, che avevano, posso dire, perché si sfasciano un giorno sì e uno no. Quindi, cosa stiamo facendo? Intanto da un lato stiamo rivedendo proprio l'assetto del personale per vedere di ricavare qualche risorsa in più e magari attrezzarci con qualche cantoniere in più. Che sia esso un cantoniere assunto, che sia esso un mini appalto per fare dei lavoretti nella città, questo lo vedremo, però stiamo guardando entrambe le ipotesi. E poi è oggetto della variazione di bilancio proprio un primo piano di rinnovo dei mezzi. Intanto perché è immorale che i comuni abbiano dei mezzi vecchi che sono, io non so se sono euro 1, euro 2, non lo so, però voglio dire, se diciamo ai cittadini dovete rispettare determinati canoni, secondo me l'amministrazione pubblica deve essere la prima a fare da traino da quel punto di vista. Quindi stiamo guardando, ecco, queste due cose. Sul patrimonio abbiamo delle belle sfide, perché c'è la vecchia caserma, perché c'è il vecchio ospedale. Sul vecchio ospedale e su Palazzo Antonelli,
Stiamo facendo dei ragionamenti. Su Palazzo Antonelli vorrei legarlo, insomma, ad eventi dell'architetto proprio Alessandro Antonelli, per cui ci stiamo lavorando anche lì ad un progetto. Per quanto riguarda l'ex ospedale, vorremmo tenerlo in parte pubblico. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di alcuni spazi, intanto di tenere il centro anziani, ma abbiamo bisogno di le associazioni sono senza sedi, ci manca un archivio del comune. L'archivio del comune è là, ci sono penali per il sindaco proprio, c'è il penale per il sindaco sull'archivio. Quindi ritengo che dobbiamo assolutamente muoverci in quella direzione. Per cui stiamo facendo delle cose. E l'altro patrimonio sono le scuole. Abbiamo 5 scuole. Non abbiamo l'antincendio a una sola scuola, non abbiamo l'antisismica a una sola scuola. Abbiamo partecipato a un bando per le scuole elementari, adesso stiamo affidando le progettazioni per l'antisismica e l'antincendio. Cominceremo dalle scuole elementari perché le altre sono, diciamo che sono messe tra virgolette meno peggio, ma comunque non stanno benissimo. Per cui stiamo lavorando a queste cose. Mancava l'anagrafe scolastica, una cosa elementarissima, alla quale stiamo ponendo rimedio attraverso i nostri uffici, cioè i nostri dipendenti stanno aggiornando l'anagrafe scolastica, senza la quale non si può partecipare ai bandi. Parlava di archivio comunale in senso fisico oppure in senso di archivio digitale, perché si sa che molti comuni stanno passando tutta la documentazione in digitale. Ma no, intanto l'archivio vecchio, stiamo parlando dell'archivio vecchio, l'archivio non storico, ma comunque di documenti che servono, che poi diventerà storico col passare degli anni. Ecco, questo non era messo bene, ecco, diciamola così, non era messo bene e dobbiamo individuare un locale dove andremo a poi piano piano a posizionare tutti i nostri documenti. Ma prima di fare quello dovremmo fare degli altri passaggi precedenti, che sono il discrimine proprio di tutti i documenti che ci sono. Ci sono dei documenti, è venuto il soprintendente agli archivi storici a farci visita e ci darà una mano, ci guiderà in questo viaggio che poi porterà, spero, ad un archivio, insomma, assolutamente ben tenuto. Ben fatto, mi dicevano che spesso si conservano anche dei documenti che sono doppioni piuttosto che delle cose che servono a poco. Ecco, da quel punto di vista, anche qui stiamo facendo tutta una serie di lavori. Adesso 30 secondi di pausa per i consigli natalizi, restate con noi. Saremo qui tutti i giorni fino al 24 dicembre, aperto anche il sabato e la domenica, e siamo qui ad aspettarvi presso l'ufficio postale. Eccoci rientrati in studio, proseguiamo la nostra chiacchierata con il sindaco Mazza. Qualche giorno fa è stata fatta una conferenza stampa dai commercianti dell'Associazione Arte e Commercio di Castellamonte e loro hanno presentato, ci hanno detto che hanno protocollato il programma degli eventi per il 2019, però nel programma che hanno protocollato in comune chiedono all'amministrazione comunale di aiutarli dal punto di vista burocratico per il piano di sicurezza, assumersi le responsabilità. E loro si occuperebbero solo di organizzare gli eventi. Cosa ne pensa l'amministrazione? Ma l'amministrazione, intanto facciamo un passo indietro. L'amministrazione, un altro degli impegni che aveva preso era quello di programmare tutti gli eventi della città, di fare diciamo così, da filtro per la programmazione degli eventi di tutte le associazioni. Per
Per cui il 3 dicembre ci sarà un'assemblea al Teatro Martinetti con tutte le associazioni di Castellamonte, alle quali abbiamo chiesto di protocollare i loro programmi per il 2019, in modo tale da fare intanto parlare di cosa capita con la Gabrielli, con la sicurezza e quant'altro, dopodiché fare proprio un bel calendario di lavori, cercando quantomeno di evitare il maggior numero di sovrapposizioni possibili, perché questa cosa era nata dal fatto che qualche anno fa una domenica ci sono state 5 iniziative contemporaneamente tra frazioni e centro, che è una cosa che non va bene. Allora, partendo da quella cosa lì, noi abbiamo fatto questo tipo di ragionamento. Dopodiché i commercianti chiedono, benissimo, noi siamo totalmente a disposizione di tutti, ovviamente bisogna che ognuno ci metta del suo, nel senso che se la manifestazione dei commercianti è all'interno, lasciatemi dire, delle manifestazioni collaterali della mostra, noi per la mostra abbiamo fatto e faremo quindi anche nel prossimo anno un solo piano di sicurezza, e quindi quello vale per tutte le manifestazioni. È ovvio che non diciamo ai commercianti, come non diciamo ad altre associazioni che possono partecipare in qualche maniera alla mostra, di farsi il piano di sicurezza per sé. È ovvio che le manifestazioni strettamente commerciali, quindi fatte dall'associazione commerciante, perché poi l'associazione commerciale non è che può proprio non fare nulla, qualcosina dovrà pur fare, no? Allora, da quel punto di vista, noi sicuramente gli uffici sono a disposizione, però insomma i commercianti devono anche metterci un po' dell'oro, diciamo così. Faccio un inciso su questo. Ci saranno tutta una serie di altri tipi di manifestazioni che loro hanno elencato. È ovvio che io dico, signori, noi dal punto di vista della sicurezza vorremmo chiedere ad un professionista, in modo tale da poter risparmiare, perché quest'anno ci siamo veramente svenati con i piani di sicurezza, di chiedere, senti, tu mi fai da inizio a fine anno, queste sono le cose che dovremo fare. È ovvio che se si inserisce anche qualche altro tipo di manifestazione dentro, magari il professionista, insomma, qualcosina fa risparmiare, e questo è già una bella mano. Poi è ovvio che la Polizia Municipale, piuttosto che gli uffici, sono a disposizione, ci mancherebbe altro, però poi ognuno deve fare il suo. Dal punto di vista invece della viabilità, in questi giorni state procedendo con la segnaletica stradale, con il parcheggio delle scuole a Spineto, insomma ci sono un po' di cose che stanno andando avanti. Sì, allora anche lì avevamo preso degli impegni. A Spineto sono un po' rammaricato su questo, perché delle volte la mattina vedi lì che ci sono tutte le macchine in mezzo alla strada e il parcheggio è vuoto, quindi già non va bene. Ma diciamo che dobbiamo cominciare a prenderci la mano, via. Non sono abituati. Però intanto domani comincia la segnaletica orizzontale e verticale nel centro, comincia l'impresa. Finalmente, dopo lotte, siamo riusciti a farli iniziare, quindi io credo che nel giro di 3 giorni la segnaletica orizzontale nella città sarà fatta, se no speriamo che non piova, ecco. Per quanto riguarda invece la viabilità di per sé, noi abbiamo già appaltato 60.000 euro di asfalti, che speriamo di fare prima dell'inverno, dove abbiamo una serie di criticità proprio brutte. Una di queste è la strada del Capriolo, l'altra è l'ingresso arrivando da Ivrea in Castellamonte, che è veramente pieno di buche. Su questo tratto di strada faremo un tappetino, perché abbiamo chiesto a SMAT di sostituire la fognatura e l'acquedotto su quel tratto di strada, perché come si può vedere dai vari ripristini, questo
Questo tipo di, sia l'acquedotto che la fognatura sono vecchi e quindi vanno cambiati. È un progetto da 620 mila euro, quindi la SMAT non può dire pronti via, deve fare un iter ben preciso. La SMAT ha già segnalato ad ATO, quindi incaricheranno un professionista, passeranno 3-4 anni e quella strada 3 o 4 anni non poteva tenere. Dopodiché faremo alcuni altri piccoli interventi. Subito dopo, a primavera, ne faremo un altro piccolo lotto da 40 mila euro. Nel frattempo stiamo cercando di raccogliere un po' di soldi attraverso i mutui, i residui dei mutui. Vediamo un attimo cosa riusciamo a ricavare, però insomma. Noi abbiamo fatto un conto di massima per riportare un po' all'onor del mondo le strade di Castellamonte, ci va 1 milione di euro. 1 milione di euro è un impegno troppo pesante. Come ho detto, 100 mila ce li spendiamo già, piano piano vedremo per le altre cose. Oltre però alla viabilità e alle buche ci sono anche le luci. Noi abbiamo un progetto di efficientamento energetico che sta subendo un po' di rallentamenti dovuti a una nuova proposta che ci è arrivata, a una nuova proposta che ci è arrivata e dal fatto che questa ESCO che stava facendo la predisposizione del progetto, ha già rinviato diverse volte la presentazione del progetto stesso, per cui insomma ci stiamo continuando a parlare con la ESCO, però ci sono venute fuori delle altre proposte che vorremmo correttamente valutare. Avete visto però che ci stiamo muovendo anche sul sociale, cioè collego le manutenzioni al sociale perché? Perché abbiamo avuto 3 persone con i piani di pubblica, con i progetti di pubblica utilità. Per 6 mesi, lavoreranno per noi fino a fine gennaio. Abbiamo la collaborazione col Tribunale. Ci sono delle piccole cose che stiamo facendo. Lasciami dire, le panchine in piazza non erano mai state verniciate, erano mezze rotte, adesso le abbiamo fatte verniciare, le stiamo ristrutturando. Ecco, stiamo facendo dei piccoli lavori. Abbiamo disalveato già il Rio San Pietro una volta, necessita un nuovo disalveo sul Rio San Pietro, ma non solo sul Rio San Pietro, sul Malesina serve fare un disalveo, è urgente anche se è un lavoretto di piccola entità, però ci sono delle case che rischiano di essere inondate quando arriva la piena. E quindi il messaggio che vorrei dare è questo: noi sappiamo benissimo quali sono i problemi della città. Ovviamente chiediamo pazienza ai cittadini perché non abbiamo la bacchetta magica. Purtroppo, e dobbiamo soprattutto trovare le risorse poi per quanto riguarda, ogni intervento che andiamo a fare. Da questo punto di vista, dico una cosa sul bilancio, Sì, certo. E Prego. poi magari se dobbiamo chiudere, chiudiamo. Il bilancio. Allora, considerate, vi do 3 numeri. Abbiamo pagato lunedì i 180 mila euro ad Ambrosini ASA che dovevano essere pagati entro il 31 gennaio 2015. Abbiamo pagato i 74 mila euro alla comunità montana dovuti ad arretrati sulle scuole. Abbiamo pagato, adesso io qua mi tengo stretto perché la cifra è molto più alta da come mi hanno detto, però preferisco tenermi tranquillo. Abbiamo azzerato un debito con Tecnoservice di 200 mila euro di arretrati. Cioè, questi 3 dati fanno già oltre 450 mila euro. E i soldi, ovviamente, non è che uno va. Cioè, i soldi, quelli che ci sono, però la nostra politica è quella di vedere cosa abbiamo e dopodiché si parte. Per risanare tutte queste cose, io ritengo che ci andrà ancora un annetto e mezzo per poterci portare, insomma, a pari e
ragionare serenamente per il futuro, anche perché francamente io a un mio successore lasciargli delle beghe, viste quelle che mi sono prese, non ne ho alcuna voglia e non voglio neanche essere criticato, né io e né i miei collaboratori, sia assessori che consiglieri comunali. Vogliamo uscirne puliti. E chiuderei, abbiamo ancora qualche minuto, con un'altra piccola, diciamo, notizia un po' più bella, cioè un po' più allegra, mettiamola così. La caserma dei Vigili del Fuoco. Ho visto che c'è una delibera di una proroga al 30 novembre per il secondo lotto, quindi siamo quasi al dunque. La caserma dei Vigili del Fuoco è finita, adesso manca la burocrazia, diciamo così, però i lavori sono terminati, manca qualche piccolezza, qualche piccolo lavoretto, però i lavori sono terminati, è stato anche montato il portone, siamo a posto. Adesso andremo avanti con la burocrazia. Dopodiché io credo che i Vigili del Fuoco, insomma, in accordo con loro, giovedì pomeriggio ci vediamo con i Vigili del Fuoco in modo tale da pianificare poi tutte le attività. Considerate che l'attività dei Vigili del Fuoco è un'attività importante. Loro hanno come comuni di prima cintura, hanno 28 comuni ai quali fanno riferimento. Noi chiederemo a questi 28 comuni di dare anche una mano a loro, perché poi comunque avranno delle spese, il riscaldamento, la luce, la gestione proprio il gasolio, tanto per dire, cose che loro in qualche maniera devono avere, perché poi intervengono in tutti i comuni. Quindi è un servizio prezioso per il nostro territorio che noi vogliamo mantenere. E a proposito del servizio al territorio, noi abbiamo uno dei servizi che fanno e spesso intervengono, lasciami dire questo, ambiente, discarica. Noi mercoledì faremo un consiglio comunale aperto, chiesto dalla minoranza. Io avevo detto andiamo a farlo lassù a Campo in Muriaglio o a Campo a Muriaglio in genere si fanno queste cose, ma per un semplice motivo, così tutto il consiglio comunale si confrontava con la popolazione. Hanno voluto fare, hanno chiesto il consiglio comunale, lo facciamo, ben venga, anzi io sono dell'idea che dovremmo fare un documento congiunto, maggioranza e opposizione, a mio avviso anche con Città Metropolitana, e oltre al documento poi però dovremo continuare a controllare, perché questo è importante. Chiaramente oltre alla discarica abbiamo anche il sito Exasa che ha ancora qualche problemino, anche lì io ringrazio Città Metropolitana perché comunque sia ci stiamo confrontando, stiamo facendo una serie di cose assieme, ci stanno supportando, per cui anche da questo punto di vista io mi sento insomma più sereno, perché comunque ai cittadini stiamo dicendo tutto quello che abbiamo trovato e stiamo dicendo tutto quello che stiamo facendo. Io l'altra sera a Muriaglio ho avuto molte reazioni positive al modo in cui è stata impostata la serata, cioè non il monologo di uno dietro a un tavolo che dice di tutto e di più, ma dei tecnici che spiegano cosa fanno. Dopodiché, sempre il mio augurio è che domani mattina si chiuda la discarica. E su questo però dovremo lavorare affinché avvenga il prima possibile. Bene, ringrazio il sindaco Pasquale Mazza per essere intervenuto e i telespettatori, auguro buon proseguimento e continuate a seguirci. Grazie.